Nell'anniversario dei 90 anni della 1R, un'esposizione celebra il genio del grande orafo scultore fiorentino Bino Bini. Alla Galleria Ivan Bruschi, in piazza San Francesco ad Arezzo, fino al 7 maggio 2017, una mostra racconta lo spaccato di vita di una storica azienda aretina con manufatti di alta oreficeria. Nella Galleria Bruschi troverà delle straordinarie medaglie e dei gioielli eccezionali di questo grande maestro che quest'anno compie 100 anni. Specialmente i gioielli sono caratterizzati quindi da due filoni, quindi il gioiello archeologico e lo stile animalier. Collegata però alla nostra città, quindi l'attività di Bino Bini, la formazione che ha fatto, quindi poi il distretto orafo aretino è diventato grande anche agli insegnamenti di Bino Bini, perché lui maestro, quindi maestro di maestri. C'è un pezzo della straordinaria storia della 1R, quindi un pezzo della straordinaria storia aretina. Dalla 1R naturalmente è nato un intero distretto orafo, è un'azienda che ha dato molto al territorio e continua a dare molto al territorio, in effetti. È un pezzo di cultura, è un pezzo di Arezzo e comunque c'è anche un connubio con la banca, no? E quindi con la fondazione, che sono due aziende che ultracentenaria la banca, 90 anni noi, che hanno dato molto a questo territorio. Questo secondo me è la cosa più importante, la cultura d'impresa che continua a dare al territorio aretino. Per noi è un momento veramente di orgoglio essere accoppiati a un'azienda che ha storia, cultura, arte, artigianato e che ha avuto anche lei dei momenti di difficoltà, quindi siamo due entità che secondo me stanno bene assieme perché hanno una storia gloriosa entrambe, hanno una storia bella attualmente e entrambe hanno avuto una rinascita.